Amici ascoltatori, benvenuti e ben ritrovati a questa nuova puntata di Salutiamoci. Vi proponiamo in questa puntata uno speciale di vita di parrocchia. Come vedete siamo in compagnia di Don Nicola Abbattista perché insieme a lui ricorderemo uno degli eventi più significativi, più importanti che vive la Chiesa Cattolica, l'apparizione della Madonna di Lourdes. Allora, come vedete noi siamo proprio sotto l'effigie, il simulacro, la statua della Madonna di Lourdes che è ospite all'interno della parrocchia Immacolata e la vogliamo fare per ricordare due momenti importanti, eh, sia la bellissima e coinvolgente celebrazione che avviene appunto il giorno eh, dell'apparizione, dell l'11 febbraio, ma soprattutto anche questo momento che è un'autentica testimonianza di fede che si sviluppa, si snoda anche eh, all'esterno attraverso poi una processione. Lungo in pratica diciamo, alcune zone, alcune vie del quartiere. Dicevo, Don Nicola Battista, adesso che è veramente una, un sacerdote che conosce bene la storia, adesso ce la illustrerà eh, sia da un punto di vista storico, a livello proprio mondiale, e poi più nello specifico come viene vissuta all'interno del, del quartiere e della parrocchia. Prego, Don Nicola. Ecco, Lourdes è in pratica una città che ormai è diventata una capitale internazionale della sofferenza a motivo di queste apparizioni che la Vergine Maria Immacolata ha offerto alla piccola Santa Bernadetta Subirù. Che cosa esprime Lourdes? Riesce a raccogliere nel tempo tutti coloro che segnati dall'infermità del corpo cercano di lenire le proprie sofferenze attraverso la consolazione dello spirito. La storia di Lourdes ha inizio l'11 febbraio del 1858. Era un giovedì grasso e la piccola Bernardetta Subiru, una ragazza appena 14enne, esce con le sue amiche, con la sua sorella alla ricerca di legna per il proprio focolare domestico. Raggiungono così dalla propria casa, considerata il Cachot, che era la vecchia prigione in cui la famiglia Subiru era stata alloggiata dopo la miseria in cui versava. Ecco, Bernardetta raggiunge la sponda del Gav, questo fiume che attraversa la periferia del villaggio di Lourdes e mentre sono sotto una grotta, la grotta di Massabiel, considerata anche la grotta dei porci perché lì eh, ci arrivava di tutto, ma soprattutto queste mandri andavano a pascolare e anche a fare i propri bisogni. Ecco, questa grotta... Ehm, che non veniva mh, cercata da nessuno a motivo di questa mh, eh, espressione lugubre anche che dava nel suo aspetto. Eh, Bernadetta, mentre si accosta, sente un rumore, alza lo sguardo e vede nell'incavo di questa grotta una luce che pian piano eh, si esprime nella apparizione di una signora totalmente vestita di bianco, con una fascia azzurra che le stringeva il cinto e poi Bernadetta aggiunge a due rose di colore dorato sui piedi e una corona del rosario tra le braccia. Questa bianca signora si rivolge a Bernadetta dandole del voi e Bernadetta si sente così interessata nel dialogo semplicemente perché viene considerata una persona, lei che a motivo della miseria, dell'ignoranza culturale, della povertà era stata disprezzata e allontanata da tutti nel villaggio di Lourdes, finalmente trova in questa interlocutrice la capacità di sentirsi non un oggetto ma un soggetto con cui qualche altro e sta dialogando. Bernadetta nonostante la paura... Afferra dalla tasca del suo grembiule la corona del rosario, si traccia un segno di croce e così comincia un dialogo espresso da un clima di preghiera. La bianca signora e Bernardetta recitano semplicemente il rosario. Può sembrare strana questa apparizione, la Madonna prega se stessa, ecco la Madonna cerca semplicemente di dare a Bernardetta un clima di serenità e di pace, di tranquillità, in maniera tale che pian piano le rivelerà qualcosa di più grande. Ecco la Madonna le chiede a Bernardetta di andare lì presso quella grotta per 15 giorni, perché le deve offrire un messaggio e dice io non ti prometto nulla in questo mondo, ma ti prometto la felicità nell'altro mondo. Bernardetta naturalmente non comprende tutto questo perché essendo una delle ragazze più ignoranti di Lourdes e anche tra le più misere, non riesce a comprendere nessuna forma di linguaggio e di espressione da parte di questa Bianca Signora. Intanto Bernadetta, diciamo stupita di questo dialogo con la Bianca Signora, eh, lascia che eh, altri appuntamenti possano eh, creare così degli, dei dialoghi. Lei comincia a rivelare pian piano ai suoi familiari, alle sue amiche, al parroco anche di Lourdes, di questa apparizione si comincia a muovere attorno a lei un alone di persone che tra il sospetto, la curiosità e anche l'indagine per cercare di comprenderne la vericità dell'apparizione, ecco, si crea tutta una, una struttura, possiamo dire, eh, che la metteranno un po' alle strette alla piccola Bernardetta. Il vescovo di Tarbes Lourdes, il parroco di Lourdes, la gendarmeria la interrogheranno più volte perché vogliono comprenderne un po' la verità di questa rivelazione. Ecco, dove voglio giungere? voglio aggiungere che il tutto si concentrerà nell'apparizione del 25 marzo del 1858, quando Bernardetta nelle puntate precedenti, diciamo così, ha chiesto più volte alla bianca signora come ti chiami e questa bianca signora non rivela mai il suo nome, ma il 25 marzo del 1858, giorno in cui la chiesa celebra l'annunciazione del Signore Ecco, la Bianca Signora nel dialetto uh, biguntin riferisce a Bernadetta: Io sono l'Immacolata Concezione. Bernadetta non ha mai frequentato il catechismo a motivo della sua ignoranza e della sua incapacità a memorizzare dei concetti. Per questo motivo, lei, appena termina il dialogo, corre subito dal parroco, l'abate Peiramal, e riferisce. Io sono l'Immacolata Concezione. Il parloco all'inizio eh, naturalmente eh, ride perché dice Bernadetta tu non puoi essere l'Immacolata Concezione. Poi Bernadetta dice no, è Hcherò, la bianca signora che mi ha detto Io sono l'Immacolata Concezione. E così il parloco comprende che qui non si tratta di una allucinazione della bambina o di un vaneggiamento, ma c'è qualcosa di più grande. E si comincia così la storia di Lourdes attraverso eh, uno studio e anche un approfondimento teologico di quello che sta accadendo. Dove voglio giungere? Eh, quattro anni prima dell'apparizione di Lourdes, l'8 dicembre del 1854, il beato Pio IX promulgava il dogma dell'immacolato concepimento di Maria. Un dato che aveva sconvolto magari qualche mente, ma possiamo dire che il senso di fede del popolo da sempre celebrava il culto in onore dell'immacolata Concezione della Vergine Maria. E quindi Pio IX voleva porre fine ad una diatriba e voleva dare ecco, il giusto rilievo a colei che con il suo sì ha reso eh, possibile l'incarnazione di Dio nella storia. Quattro anni dopo, 1854-1858, significa che ecco, la Chiesa non ha sbagliato nel promulgare questo dogma e chiedere dunque ai credenti di credere che Maria è immacolata nel suo concepimento. Tant'è vero che Pio IX donerà al museo di Lourdes la penna con cui ha firmato il decreto di promulgazione del dogma. E come gesto perché dice quella penna non mi appartiene. E la Madonna che ha chiesto attraverso l'azione dello Spirito a me di offrire alla Chiesa questo dato di fede. E quindi la penna la consegno all'Urd, lì dove la Madonna ha dato diciamo, un responso affermativo a quanto noi, con il senso di fede, avevamo precedentemente espresso e creduto. E così le apparizioni durano fino al 16. Di luglio del 1858, la Madonna appare per ben 18 volte a Bernardetta. Non parla molto nelle apparizioni, dice poche cose, eh, 11 messaggi possiamo dire molto incisivi in cui si chiede la preghiera, la penitenza e la conversione. Non aggiunge nulla di più al dato rivelato della Sacra Scrittura, del Vangelo di Gesù Cristo, anzi, esprime in maniera più semplice ciò che Gesù Cristo ha già iniziato nel suo percorso storico terreno. E quindi le apparizioni di Lourdes. Cominciano a divulgare nel mondo un senso eh, di fede, eh, ma soprattutto un accostamento al mondo della malattia, agli infermi. Tanti ammalati ricorrono al Lourdes, ci sono 64 miracoli già attestati dal Comitato Medico Scientifico e sono stati riconosciuti dalla Chiesa. Altri miracoli non sono riconosciuti perché magari sono ancora in corso di studi. Tutto questo sta a dire che Lourdes ha dato la possibilità a molti increduli di tornare a esprimere qualcosa in una verità superiore a quella dell'uomo. Ma soprattutto io che per vent'anni ho viaggiato con gli Amalati e gli Unitalsiani a Lourdes, ho avuto modo di conoscere come eh, tanti indifferenti, miscredenti, dubbiosi, scettici, appena giungono a Lourdes, vengono toccati nel cuore e il miracolo più grande è quello della conversione, un ritornare a credere in maniera più forte, non come un bambino che memorizza un contenuto di fede e lo vive per sentito dire, ma uh, ho trovato tanti giovani adulti che hanno cambiato radicalmente vita perché attraverso il mondo di Lourdes sono riusciti ad, che, ad accorgersi che la sofferenza non è una sorta di maledizione divina, non è un'azione punitiva di Dio, ma la sofferenza è la carezza di Dio. Così come Santa Bernardetta diceva ad una sua amica ammalata, accogli la malattia come una carezza di Dio. Guardare la sofferenza come un modo attraverso cui vivere la vita e impegnarsi a rendere presente la croce di Cristo. È soltanto chi ha fede può comprendere che la sofferenza è un completamento alle sofferenze di Cristo prima di morire sulla croce. Senti, eh, Don Nicola, io ti ringrazio tantissimo per questo tuo excursus che non è soltanto storico, è un excursus che ricorda veramente momenti e passaggi bellissimi proprio della storia della Chiesa Cattolica. Un'ultima domanda. Ecco, trasferiamo tutto quello che abbiamo detto anche all'interno della nostra diocesi e se mi permetti della, eh, della nostra città e della tua parrocchia. Ecco, come viene vissuto questo momento? Ecco qui a Molfetta il culto in onore della Madonna di Lourdes risale all'Otto ottobre del 1902 quando viene istituita la congregazione nostra signora di Lourdes qui operante e aggregata all'omonima arciconfraternita presente in Lourdes e il primo parroco a volere questo don Nicola Samarelli da allora dal 1902 ogni anno eh, si assiste ad un crescendo di partecipazione e di devozione verso la Madonna di Lourdes tanti fedeli accorrono durante il soleno venario che ha inizio dal 1 febbraio sera e si Conclude il 10 febbraio sera e l'11 con una continua celebrazione di Sante Messe, eh, tantissima gente entra qui in chiesa, un po' per venerare la Vergine Maria, un po' perché attraverso Maria la gente ha la possibilità di incontrare Cristo. Ecco, in tutti questi anni, 110 anni, l'Associazione eh, ha visto tanti volti che hanno cercato soprattutto di creare eh, attività perché. Mh, non si tratta soltanto di celebrare un culto, si tratta anche di comprendere il valore della sofferenza, il valore dunque del dono della vita che tutti abbiamo e che non può essere distrutta sotto l'egida della malattia. E così ecco, possiamo vedere che nel tempo, soprattutto con l'opera di don Mauro Gagliardi... Eh, Vedendo un crescendo di partecipazione, nel 1988 Don Mauro ha realizzato grazie ad una devota la base processionale e dal 1958, da quando c'è la statua in legno, opera dello scultore Gregor Musner di Ortisei, ecco dal 1988 poi la processione di anno in anno è andata increscendo lungo le vie. Del nostro quartiere parrocchiale e in altre occasioni, eh, diciamo di eventi particolari, è stata persino portata processionalmente nella città. Questo per riuscire a favorire da parte di molti l'accoglienza di un culto nuovo perché l'Urd è un culto nuovo. Noi siamo abituati ai nostri tradizionali culti e invece l'Urd è un culto che unisce la sofferenza, la voglia di eh, ricerca di. Dio. Nel quotidiano, la conversione, la penitenza e mette così insieme tanti volti, tanti corpi, tanti cuori che realizzano eh, sotto lo sguardo di Maria eh, la gioia della vita. Anche quest'anno, nel 2012, abbiamo visto, nonostante le intemperie, freddo, neve e pioggia, abbiano magari un po' eh, creato eh, dell'assenteismo degli abituè tradizionali della novena, ecco, molti sono comunque accorsi, nonostante il tempo, semplicemente perché sentono nel nel calore affettivo della Vergine Maria, un qualcosa che li spinge a cercare altro, a non arrendersi di fronte alle miserie, alle tragedie, ai drammi della vita presente. Ecco, così abbiamo assistito ancora a, davvero a tanti che hanno espresso nei vari momenti celebrativi eh, la voglia di ricominciare a vivere, ma soprattutto di ricredersi, nonostante ecco, questa vita possa sembrare essere messa in crisi dalle difficoltà del tempo presente. Allora, Don Nicola, grazie per tutta questa ricchezza informativa. Eh, diciamo, da questo punto di vista già ti, ti conosciamo. Eh, grazie anche per le bellissime espressioni che hai adoperato nella parte finale di, questa, di questo tuo intervento. Io vi ringrazio per l'ascolto e spero che non ti sia sfuggito altro. No, vorrei aggiungere semplicemente questo, che il culto in onore della Madonna di Lourdes è giunto anche in America e alcuni molfettesi ogni anno inviano dall'America delle offerte in dollari, ma la cosa più bella di una grazia che è stata così eh, ricevuta da un molfettese eh, abitante lì a New York, una grazia riguardo ad un tumore che mi ha detto sia scomparso dopo un attacco. E per questo motivo la famiglia ha voluto donare al simulacro della Madonna di Lourdes la corona in oro che viene portata in processione eh, durante la novena, una corona totalmente ecco, in oro diamantato con dei swaroschi eh, che la rendono così più bella, che ha un valore davvero inestimabile perché è stata poi realizzata da un artigiano orafo molfettese e questo è il segno che attesta quanto davvero la Vergine Immacolata di Lourdes ha a cuore della salute dei suoi figli, ma soprattutto riesce a dare una risposta a quanti nel momento della sofferenza chiedono da lei un segno evidente per poter credere che Dio davvero esiste e accompagna la vita dei suoi figli. Io ti ringrazio perché questi momenti di fede, queste testimonianze di fede poi come dire, arricchiscono anche queste che possono apparire delle, 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 come dire, delle chiacchierate molto semplici ma che in realtà lanciano dei messaggi come tu hai fatto. Grazie ancora amici e ascoltatori e a risentirci al prossimo appuntamento.